Salve a tutti, lettori e lettrici Star Wars Libri Comics, bentornati in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi siamo qui per andare a fare l'analisi completa dell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione di The Acolyte. Prima di partire, ricordo che farò spoiler sull'episodio dall'inizio alla fine, quindi se non l'hai ancora visto, corri a recuperarlo, dopodiché torna su questo video. Inoltre, se questo video ti piace, puoi sostenerci mettendoci like e iscriverti al canale per non perdere i nostri prossimi video. Detto questo, iniziamo. L'episodio si apre sul pianeta misterioso e, come vi ricorderete dal termine del sesto episodio, Osha ha appena indossato la maschera in cortosis che le ha offerto Kimir, maschera che ricordiamo permette, diciamo, di isolarsi totalmente nella forza, e vediamo quindi come Osha si concentra totalmente nella forza, al punto da poter quasi impossessarsi di Kimir nel momento in cui il Sith la tocca, e questo lo capiamo perché lo vediamo con le pupille totalmente dilatate, come era tipico, diciamo, delle streghe della congrega di Mei e di Osha. Nel momento in cui Osha riesce a rimuovere il casco, scopriamo che ha avuto una visione rivelatrice di dove si trova la sorella, e vediamo quindi i due che in procinto quindi di partire per Brandok e per raggiungere Mei. Nel frattempo Sol e Mei sono nell'orbita di Brandok e Sol sta per fare la grande rivelazione di quello che era successo 16 anni prima su Brandok, rivelazione che noi abbiamo già visto appunto nel settimo episodio. L'obiettivo di Sol comunque è quello di portare Mei davanti al Consiglio Jedi per dimostrare, insomma, che è ancora in vita, e quindi il danno che ha causato lui e la sua squadra 16 anni prima non è stato totalmente un disastro, in quanto comunque le gemelle sono entrambe vive e sono una vergenza, quindi può considerare quindi la sua missione quasi compiuta, in quanto appunto dimostrerebbe come Mei e Osh sono due vergenze create tramite la forza dalla loro congrega. Tuttavia, Sol non riesce a terminare la spiegazione e la missione, consegnare Mei ai Jedi, poiché Mei riesce a liberarsi grazie a Pip ormai riprogrammato, e colpendo il maestro Jedi riesce a fuggire su una astronave che faceva parte dello shuttle Polan dei Jedi e atterra su Brandok. La scena poi si sposta su Coruscant, dove vediamo Vernestra intenta nella sua attività tra virgolette politica, nel senso che alla fine è costretta a incontrare il senatore Ryan Kurt, uno dei senatori a capo, diciamo, di quel gruppo di senatori che non vedeva di buon occhio i Jedi e si oppone quindi al dominio dei Jedi che hanno della galassia. Vernestra quindi si scontra verbalmente con il senatore, nel quale appunto lei tenta un attimo di nascondere un po' l'accaduto e di convincere, diciamo, il senatore che non c'è nulla di cui preoccuparsi, in quanto comunque le vittime di quello che è successo rimangono comunque dei Jedi e quindi sotto, diciamo, l'influenza e l'autonomia appunto dell'ordine dei Jedi, e non deve coinvolgere il Senato e, diciamo, gli organi ufficiali della Repubblica. Il senatore è arrabbiato, diciamo, da questa risposta di Vernestra, che continua a titubare nel dare informazioni, accusa Vernestra e tutto l'ordine dei Jedi che appunto i Jedi siano pericolosi, e in quanto prima o poi non riusciranno a controllare le emozioni che tanto dichiarano di riuscire appunto a controllarle, dichiarando quindi che non è tanto un se ma un quando questo accadrà, e come sappiamo accadrà il secolo successivo, con ovviamente la caduta dell'ordine dei Jedi per mano dei Sith, con la vendetta dei Sith, quanto abbiamo visto in episodio 3, e ovviamente questo è un chiaro riferimento a quanto poi vedremo nella pellicola. Sempre a riferimento della pellicola, appunto ad episodio 3, torniamo sul pianeta misterioso, dove vediamo Osha e Kimir partire appunto dal pianeta misterioso. Appena, diciamo, l'astronave stacca da terra e si prepara ad attraversare l'atmosfera ed entrare nello spazio, l'inquadratura si sposta all'imbocco della caverna, dove vediamo una misteriosa figura incappucciata. Capiamo subito che è un Moon, e come poi confermato dal sito ufficiale di Star Wars, quel Moon non è altro che Darth Plagueis, quello che poi diverrà appunto il maestro di Palpatine. Dicevo, riferimento all'episodio 3, in quanto, diciamo, la prima citazione canonica al Signore dei Sith Moon è appunto proprio in episodio 3. Questa è la prima rivelazione ufficiale di Plagueis. Prima di questa abbiamo solo una figura incappucciata contenuta nel volume I Segreti dei Sith, e quindi abbiamo conferma quindi che anche nel canone Darth Plagueis sia un Moon, proprio come era nel Legends, come era probabilmente idea dello stesso George Lucas. Sol, dopo l'atterraggio di emergenza avvenuto nello scontro tra la sua astronave e quella di Mei, si mette alla ricerca di Mei.
capendo ovviamente che era andata alla fortezza dove si trovava la congrega di streghe. Nel frattempo su Coruscant, Vernestra viene informata dal suo assistente che hanno localizzato l'astronave di Sol, dichiarando che appunto si trovi su Brandok, e Vernestra organizza quindi una squadra di Jedi e partono appunto per il pianeta. Nel frattempo arrivano su Brandok anche Kimir e Osha, e Osha, arrivati quindi all'ingresso della fortezza, Osha deve perdere, diciamo, del tempo per aggiustare i comandi dell'elevatore per accedere nella fortezza, in quanto dopo tutti questi anni in disuso, ovviamente non era più in funzione, mentre Chimera improvvisamente sparisce, molto probabilmente sale, accede alla fortezza riuscendo a levitare come avevamo visto fare nel finale del quarto episodio. Una volta all'interno della fortezza, mentre Sol è alla ricerca di Mei, vedi anche questo ingaggia uno scontro con Chimera, in quanto si sono trovati prima che qualcuno trovasse appunto Mei, e i due ingaggiano quindi un duello per i corridoi del rudere. Alcune delle sequenze del duello sono molto ben fatte, andando quindi a compiere uno dei migliori duelli di spade laser degli ultimi anni, e vediamo quindi mentre appunto stanno combattendo nel rudere, tra l'altro ricorda molto la scena nel corridoio su Mustafar del combattimento tra Anakin e Obi-Wan, proprio con le loro spade laser appunto che si affrontano e vanno, diciamo, a colpire le pareti a loro attorno, provocando un sacco di scintille con la camera appunto che inquadra nel corridoio mentre si allontana. Che questa volta comunque il Sith prova a sfruttare le doppie lame per riuscire a sconfiggere il Maestro Jedi, tuttavia questa volta Sol è ovviamente più preparato, conoscendo il suo avversario e sapendo quindi che la sua spada laser può diventare una spada laser a doppia lama e che ovviamente il suo elmo è in cortosis e non deve essere colpito, quindi essendo ben più preparato riesce poi a sconfiggerlo, ovviamente non con poca fatica, tuttavia riesce ad avere la meglio. Mentre il Maestro Jedi e il Sith combattono, vediamo all'interno della struttura che anche le due gemelle si ritrovano. Mei prova ancora una volta a spiegare ad Osha quello che era successo su Brandok 16 anni prima, dicendo appunto che è stato solo ad uccidere la loro madre Anniseia, tuttavia la giovane ex Padawan non riesce a crederci e quindi ingaggia un duello a mani nude con la sorella, un duello parallelo rispetto a quello che vediamo nel frattempo dei maestri. Questo duello viene poi interrotto quando sul pianeta Brandok giungono anche appunto Vernestra e la sua squadra. La scena poi si sposta nuovamente sull'esterno della fortezza, dove vediamo appunto, come vi ho anticipato prima, Sol che riesce a sconfiggere Chimera spezzandogli la sua spada, quindi catturando una volta per tutte il Sith. Sol ovviamente no, non lo uccide sia perché in quanto uomo disarmato, sia perché comunque sarebbe stato utile a testimoniare appunto delle sue malefatte e capire appunto di più le sue origini, che è finita abbia con il lato oscuro. Nel frattempo arriva Mei e riesce a disarmare Sol, e tuttavia però l'acqualità non ha intenzione di uccidere il Jedi, sebbene venga incalzata proprio da Chimera, proprio come ha fatto Darth Sidious in episodio 6. Mei tuttavia non ha più appunto l'obiettivo di uccidere un Jedi a mani nude, ma vuole semplicemente che Sol confessi i suoi crimini compiuti 16 anni prima dinanzi al Consiglio dei Jedi, così da che possa finalmente ottenere giustizia per l'omicidio di sua madre. Sol quindi confessa le sue colpe a Mei, nonostante questa fosse già appunto a conoscenza della morte del modo in cui sua madre è morta, ma quello che non poteva sapere è che anche Osha era in ascolto di questa confessione. Sconvolta, l'ex Jedi inizia a strangolare il suo vecchio maestro, sopraffatta, diciamo, da quei sentimenti di odio e di tradimento, in quanto appunto per molti anni del suo addestramento non aveva saputo la verità e le era stata nascosta. Sconvolta e quindi molto arrabbiata, appunto inizia a strangolare il suo ex maestro per poi finirlo, proprio appunto soffocandolo con la forza, tipica pratica, diciamo,
degli adepti del lato oscuro nonché dei Sith. Sol tuttavia accetta questa sua fine dicendo alla sua ex apprendista che è giusto così e che quindi pagherà in questo modo per i suoi errori di 16 anni prima. Nel frattempo che vediamo l'omicidio compiersi, vediamo come Osha, che stava stringendo la spada laser di Sol, stia lentamente corrompendo il cristallo, proprio infondendo proprio il lato oscuro derivante da tutte le emozioni negative che in quel momento stava provando. Successivamente, dopo che il maestro Jedi è morto, Osha prova, diciamo, ad assassinare anche Kimir, sfoderando la spada laser. Kimir tuttavia ha i riflessi pronti e riesce a schivare senza problemi l'attacco con la lama. Questo tentativo viene poi immediatamente arrestato in quanto Osha osserva quasi incredula del cambio del colore della spada laser che tiene in mano da blu, colore che appunto apparteneva al maestro Jedi, a rosso, appunto proprio perché mentre stava assassinando il suo ex maestro aveva iniziato il rito di sanguinamento del cristallo Kyber contenuto all'interno della spada laser. Questa ovviamente non può che essere una citazione al rito di sanguinamento delle spade laser, ed è proprio curioso notare come abbiamo finalmente in live action questa pratica per la prima volta e di come questo rituale sia passato media dopo media fino ad arrivare appunto alla messa in live action. Infatti ricordiamo che, diciamo, la prima volta in cui è stata citata è nel romanzo Ahsoka, dove appunto sappiamo che Ahsoka ottiene i suoi cristalli Kyber bianchi purificando dei cristalli Kyber corrotti e appartenuti ad un inquisitore, ed erano quindi di colore rosso. Abbiamo avuto su fumetti la rappresentazione di questa storia con i due fumetti di Chassol, Darth Vader 2017 nel volume Macchina Imperiale e nel volume dell'ascesa di Kylo Ren, appunto quando l'allievo di Luke Skywalker e fa sanguinare anche lui il cristallo Kyber della sua spada laser. E infine, prima di giungere in live action in questo episodio, abbiamo avuto questa pratica anche nel videogioco Star Wars Jedi Survivor. E quindi l'arrivo di questa pratica in live action è solo un lungo percorso, ormai iniziato nel 2016 proprio con appunto col romanzo Ahsoka. Anche la squadra di Jedi ora è sbarcata sul pianeta, e appena Vernessa mette piedi sul pianeta, lei e Kimir percepiscono immediatamente l'uno l'altra persona, segno appunto che la maestra Jedi abbia avuto un trascorso con Kimir. I Jedi poi raggiungono velocemente la fortezza, riattivando poi l'elevatore per poter accedere. Nel frattempo le gemelle fuggono per lo stesso condotto che aveva utilizzato Mei da bambina per sopravvivere, che ricordiamo appunto che dopo la caduta è nel burrone presente all'interno della fortezza, era riuscita a salvarsi utilizzando, diciamo, uno dei bocchettoni d'aria come via di fuga, modo molto simile utilizzato da Luke Skywalker in episodio 5 di Impero colpisce ancora. Dopo che perde la mano, riesce a fuggire da suo padre, cadendo appunto nel vuoto ed essendo poi, diciamo, aspirato i bocchettoni d'aria e riuscendo poi quindi a mettersi in salvo. Mentre le gemelle fuggono, vediamo ancora una volta Kimir che osserva da lontano la sua maestra. E proprio nel momento in cui Vernessa si gira, Kimir è sparito, proprio appunto per indicare il trascorso tra i due. Le due gemelle raggiungono l'albero di Bunta, dove erano solito trovarsi da bambine, e vengono presto raggiunte da Kimir. Osha, per proteggere la sorella ritrovata, dichiara che è pronta a divenire apprendista di Kimir se questo lascerà in pace la sorella dopo il suo tradimento che avevamo visto nel quarto episodio. Kimir accetta e dichiara che per non far usare Mei ai Jedi e per farli trovare, si dichiara disponibile a cancellarle la memoria tramite la forza. Mei accetta e ci ritroviamo quindi con la situazione ribaltata, con Osha neo apprendista di Kimir, mentre Mei cadrà catturata dai Jedi, non ricorderà nulla dei suoi trascorsi, rendendo quindi la ricerca della verità dei Jedi su quanto accaduto su Brandok molto complesso.
Una volta tornati su Coruscant, Vernestra in veste regale deve incontrare il senatore e il cancelliere supremo. Da notare che sulla sua veste è presente un simbolo dell'ordine Jedi, che però tuttavia non è né il simbolo che abbiamo visto nella trilogia prequel, né il simbolo che abbiamo visto nei romanzi dell'Alta Repubblica, ma una perfetta via di mezzo, tipico diciamo di quei loghi, di quei simboli che comunque variano nel tempo e che si adattano appunto ai nuovi stili dell'epoca. Vernestra quindi inizia la riunione con i senatori e col cancelliere supremo e dichiara che tutti questi disastri sono stati causati da Sol, che aveva nascosto una verità 16 anni prima, fino a quando ha deciso di uccidere i suoi compagni Jedi pur di continuare a insabbiare la verità. Colto dal rimorso, finisce per suicidarsi. Questa, diciamo, è la versione ufficiale che dà Vernestra al Senato. Questa riunione si scioglie, accettando, diciamo, questa versione. Tuttavia, da quello che ci viene mostrato, è chiaro come in realtà Vernestra abbia dovuto mentire dinanzi al Senato per proteggere l'ordine, e anzi, vediamo proprio alcune scene su Brandok successive a quelle che abbiamo visto in precedenza, di come Vernestra chieda scusa al cadavere di Sol per quanto dovrà raccontare al Senato per giustificare quanto accaduto. Inoltre, decide di dare al suo amico un tipico funerale, tipico appunto dell'usanza dei Jedi, tipo di funerale che avevamo visto sia al termine di episodio 6 con Luke che dà il funerale a suo padre, sia in episodio 1 con il funerale di Qui-Gon che in The Clone Wars. Sul finale dell'episodio, quando ormai Vernestra, dopo aver interrogato una Mei priva di ricordi, capisce insomma che non potrà ottenere molto da lei, dichiara appunto che Mei dovrà aiutarla a ritrovare la sua sorella e soprattutto il suo vecchio apprendista. Abbiamo quindi così la conferma che Chimir sia stato l'apprendista di Vernestra in passato. Dopodiché vediamo infine sul finale della serie, vediamo Vernestra entrare nella sala del Consiglio dei Jedi e dichiarando che deve parlare col Gran Maestro Yoda, molto probabilmente per confessare, per dichiarare quanto è successo finora, in modo da capire un attimo come in questo momento il Consiglio dei Jedi si dovrà muovere anche in relazione con quanto visto e fatto dal suo ex apprendista Chimir. E voi che cosa ne pensate dell'episodio? Se volete ulteriormente approfondirlo, trovate qui sopra la recensione dove appunto in una decina di minuti vi diamo quali sono, secondo il nostro punto di vista, i pro e i contro di quest'ultimo episodio e di questo finale di stagione. Detto questo, che la forza sia con voi. Ciao!